Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti, strano dirlo, in tempi non sospetti, infatti siamo a settembre, il nuovo episodio del podcast. Oh mio Dio, siamo ritornati finalmente in una categoria che non toccavamo da mesi. Due, per precisione, se non sbaglio. Il Just Chatting. Siamo in un podcast, raga. Oggi c'è una persona. No, e non è uno streamer, non è una persona che lavora, quindi è una persona esterna. Che comunque però fa parte del community di Twitch in quanto è uno spettatore, è una persona che usa Twitch, che ha deciso di dire basta, basta, ma cosa basta? Ma tutti questi streaming, che un po', diciamo, non un po', ma tanto, vanno fuori dal regolamento di Twitch, un po' rompono il cazzo, un po' eccedono, fanno degli eccessi che non vanno bene. Perché poi mettono in cattiva luce anche la piattaforma e lui ha deciso di dire basta e di venire qui sul canale a esprimere la sua opinione. Ragazzi, fate i benvenuti a Giovanni. Ragazzi, prego, salutate. Giova, saluta anche tu. Salve, Intanto, salve. grazie Wolf. Grazie anche a Xkiller per il follow. Wolf dice giusto, giustamente bisogna andare contro queste persone che mettono in cattiva luce un po' tutta la community. Perché è comunque una persona che fa una cosa contro il D'accordo. regolamento, mette in cattiva luce non solo il suo canale, ma tutto Twitch. Beh, sicuramente, sicuramente. Quindi, Giova, tu cosa volevi dirci? Cioè. Sì, no, ma più che una polemica, diciamo, al riguardo, io vorrei fare qualche appunto perché ci sono nella vita reale, al di fuori della piattaforma di Twitch, al di fuori delle live, ci sono persone che magari ci soffrono pure, voglio dire. Ad esempio, cioè, io vedo, per quello che seguo su Twitch, vedo delle cose che una qualunque persona verrebbe appunto, come dire, sgridata, rimproverata, oppure appunto proprio sulla stessa piattaforma verrebbe bannata. E non mi spiego come alcune persone, alcuni streamer appunto, usano questi termini, streamer anche di costo di grosso calibro, e non viene presa nessuna sanzione. Vedo che usano parole veramente che mo non so se posso citare, però se Vabbè, loro non vengono bannati andrebbe sì. usano delle parole comunque abbastanza gravi che per regolamento della piattaforma sono bannate. Cioè, proprio Ma parole dove perché? per regolamento, proprio, mo faccio un attimo questa perché io ci lavoro, cioè lavoro tra virgolette, cioè ci vivo. Vivo Twitch Sì. anche da live producer. Beh, sì, certo. E c'è un regolamento, proprio con delle parole chiave che non possono essere dette, o gesti, o azioni che non possono essere, non possono essere fatte in live, non possono essere riprodotte in live. E ci sono appunto canali dove su queste cose ci campano. Sì, esatto, sì, vanno proprio della loro forza. Esatto. Della Cioè. loro forza, voglio dire. Ma facci un esempio di che live ci stiamo parlando, cioè di che categoria, di che. Ma sia live IRL, live appunto da casa, appunto normale, nel senso. E vedo che veramente alcune volte proprio il linguaggio che usano, ma a me non dà, cioè nel senso, questo è un appunto che vorrei fare perché cioè, si combatte tanto per evitare di appunto bullismo nelle scuole, tante 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 soldi, ma questo non è per fare il perbenista, il buonista. Però si combatte tanto e poi uno streamer magari di un grosso calibro, una piattaforma come Twitch, non prende provvedimenti Cioè, non dà il buon su esempio. No. parole e su comportamenti, perché anche live IRL, anche in live IRL, comportamenti e parole veramente, veramente molto, molto, ma molto pesanti. Io da questo sono meravigliato e non mi riesco a spiegare il perché, ma non so voi come la pensate su questa cosa. Però penso che sicuramente l'avete notato. S ma Sicuramente, sicuramente sicuramente, anche voi. ma sicuramente, cioè, qualche live di questo genere, comunque di queste live IRL dove c'è gente che mo, non faccio, non, per non fare nome, comunque c'è gente che di proposito scatena risse oppure
battibecchi per una misera cosa, esatto, per una scusa, esatto, che ne so, di una bottiglia che cade a terra, fa mille storie e cercano sempre lo scontro. Comunque una rissa per attirare più spettatori nelle live. Quindi comunque si cerca il contenuto facile che attira lo spettatore facilmente. Ma non tipo la Barbara. Tipo la Barbara, esatto, Barbara D'Urso, che va a prendere le storie, quelle più toccanti, che portano sicuramente più utenza. Ma o non so. Esatto. Ma no, vabbè, sicuramente è per il famoso content, tanto citato, famoso content. Però senza sapere che magari ci sono persone a casa e magari anche bambini, perché è una piattaforma seguita da bambini anche, da età inferiore ai 14, ai 13 anni, voglio dire che ascoltano e magari parliamoci, vengono influenzati, perché gli streamer sono del tutto influencer. Beh, è vero. Da comportamenti. Sì. Su questa cosa qui c'è da dire anche che molte live hanno la denominazione per pubblico adulto. Sì. Sì. Diverso il discorso. Okay. È vero però aspetta, scusami se interrompo. C'è una cosa da dire, le live comunque sono pubbliche. Cioè non è le live comunque sono pubbliche, cioè possono entrare tutti. Niente da dire su questo, ma è da dire anche che streamer si tutela mettendo tra i tag questa cosa. Quindi si tutela, sicuramente su questo, però non abbastanza. Perché il fatto sta che un bambino prende il telefono di 13 anni, entra in live e vede. Ma lì non è più un fatto di lo streamer, lì è un fatto dei genitori che devono controllare cosa fa il figlio. E anche questo. Se vogliamo pensare al lato morale, al lato etico, voglio dire, ci posso stare, sono d'accordo con te, però di fatto sta che il bambino lo guarda. Cioè nel più, senso. Più che altro, raga, è vero che il genitore questo deve. Questo dico il fatto reale, concreto. Senso, allora, di fatto avete ragione entrambi, perché sì, è vero, un bambino prende il telefono e va a vedere questi contenuti, e lì è un po' anche colpa non solo dello streamer, cioè secondo me anche un po' della piattaforma, che appunto come stavo dicendo permette ancora che questi contenuti, esatto, nonostante siano vietati dal regolamento, debbano essere, non devono essere consentiti. Ma anche dall'altra parte ha ragione il Zero, che è colpa anche dei genitori, che secondo sono secondo me poco educati a questo nuovo mondo che sono i social o le piattaforme live o le piattaforme video come YouTube. Sono poco educati e non sono ancora abili, diciamo, di gestire comunque un figlio che nasce in un'epoca dove l'informatica o il digitale è il pane quotidiano di questi ragazzi. Esatto, è il pane quotidiano di questi ragazzini. Quindi esatto, ci troviamo davanti a genitori poco preparati e una piattaforma che ancora consente comportamenti che non dovrebbero essere consentiti. Assolutamente. Infatti per quello. Infatti. Io dico, per esempio, un altro errore che si fa, viene a fare, non è solo degli streamer, ma allo stesso tempo è della piattaforma. Sì. Perché la piattaforma sta, e anche della stessa gente che ci sta sulla piattaforma, perché alla fine sì, lo streamer può portare come contenuti come podcast, walkthrough, vabbè lo dico male, però riportare vari episodi di videogiochi portati in live per giocare con gli altri. Però poi il contesto va sia alla piattaforma, ma allo stesso tempo a chi lo segue. Perché uno streamer che scherza col famoso contesto delle bestemmie che in Italia non ci dovrebbero stare, in America non esistono, lì non si può, la piattaforma non, vabbè, non è, diciamo, che ci può arrivare, diciamo, non che può andarli a bannare, diciamo, perché quella è un, deve essere la stessa cosa, perché dovrebbe essere regolato, dovrebbe, vabbè, quello, aspetta, mo ti aggiungo in dettaglio io perché è fondamentale. Le bestemmie non possono essere bannate perché appunto esistono solo in Italia, dovrebbero creare un regolamento italiano apposta. Faccio una cosa, perché mi hanno bussato. Vai. Dovrebbero appunto creare un regolamento solo italiano, cioè un regolamento a parte per l'Italia, per negare le bestemmie. Ma il punto è che comunque non, cioè il male mio più grande, secondo me, non sono così tanto le bestemmie, ma proprio comunque o i comportamenti che si hanno in live, ma non
nelle live IRL, ma anche basta nelle live tipo di gameplay, come citava Giovanna. In queste live, banalmente, quello che ho visto io, che io, allora, a me piace andare nelle live di spettatori, di streamer più piccoli, no? Piace fare un salto e vedere un po' comunque queste persone cosa portano, anche per vedere cosa portano i colleghi, per vedere cosa fanno. Cosa noto io di queste live, no? Delle live di questi streamer più piccoli, che molto spesso e volentieri ci sono gruppi di ragazzi che spesso si muovono a gruppi di 5-6 persone che vanno nelle live possibilmente per insultare lo streamer che sta streamando il gioco di turno. Cioè, e quindi c'è, non so, cioè, c'è il problema che queste cose sono ancora consentite e non ci sono ripercussioni a livello di... Sì, il ragazzo viene bannato perché lo streamer lo banna, poi lui cambia streamer, cambia bersaglio e continua a fare il gioco. Viva la fregna. Esatto, ricordiamo viva la fregna. Ma questo diventa un discorso fin troppo articolato, fin troppo complicato, perché rimane il fatto che si può fare 1000 account questa persona. Ma per questo esiste, no? Vabbè, no, aspetta. No, vabbè, viva la fregna questo è stato il problema, un problema, comunque può farsi 1000 account. No, ma in realtà il problema si può anche ovviare, perché basta bannare l'IP della persona. Bandi l'IP è risolto, può farsi 1000 account, ma da quell'IP però... non... è proprio farsi comunque proprio dici tu dopo l'IP, ho capito, però no, però io dico, ma questo è poi Twitch vede lui quello che tu deve fare secondo le sue policy, però se tu una persona, no, che si fa comunque in 200 parti, diciamo, per fare una metafora, per fare un'esagerazione, per rispettare un regolamento, quindi lui rimane sulle linee delle policy che tu mi dai, che comunque noi streamer, che comunque, per esempio, io faccio sempre su di me. Ho firmato un contratto di affiliazione con Twitch. E c'è un contratto e c'è un regolamento che io devo seguire per rispettare le linee del contratto. E io mi faccio in 4, in 200, in 1000 per rispettare questo. E poi vado a vedere gente che va in mezzo alla strada, va a farissa, si fa i suoi 2000 spettatori in live perché si è andato a battere con la persona di turno. E mi dà fastidio che lui si fa fare i soldi così, mentre io devo... cioè... allora, ognuno... diciamo che è, uno potrebbe dire, è padrone del proprio business. E questo è vero. Aspetta, mettiamola su questo punto, perché uno ti potrebbe rispondere così, ok, però tranquillamente io ti dico sì, sei padrone del tuo business, ma no, non infrangendo le regole, non facendo passare un messaggio sbagliato. Cioè, Io sono cazzi miei, scusate il francesismo, sono cazzi miei se io mi metto nudo in mezzo alla strada. Sono la figura, tra virgolette, di schifo, di merda la faccio io. Il problema è, però, non devi infrangere le regole, per come le rispetto io devi rispettare anche tu. Soprattutto per il messaggio che passa agli utenti di un'età di fascia minore, che comunque vuoi o non vuoi, i genitori magari non fanno bene i loro compiti, sono d'accordo. Il bambino di 14 anni, un'educazione, soprattutto dobbiamo andare avanti, perché Twitch prende valore col tempo, sta sostituendo addirittura la TV per quanto mi riguarda. Tu fai, cioè, che esempio dai a un 13enne, un 14enne? Che poi non è il fatto non è fatto tanto dell'esempio. Si guardavo Heidi, tu a 13 anni si guarda gente che bestemmia e si picchia in mezzo alla strada. Ma poi non è tanto questo, non è tanto il fatto che del cattivo esempio, che poi il minore, come tu dici, 14enne, poi prende spunto e lo rifà. Esatto, bravissimo, è questo dico io. E siamo, ci troviamo perfetto, questo dico io. E questo, questo poi diventa il vero problema. Bravissimo, perché lui ti dice, vabbè, nel senso, a un certo momento lui dice, vabbè, io posso fare quello che voglio, quando la vita è mia, la vita privata, cioè la vita è mia, decido io cosa fare, decido io come fare, e ci sto. Però, non infrangendo le regole, senza prendere punizioni, perché a sto punto me lo metto a fare pure io, mettiamo a fare tutti quanti, e voglio dire, lui ti risponde fallo pure tu, qual è il problema, giustamente, però non penso che un problema va anche dallo stesso pubblico. Ma esatto, tu devi sempre dire, se questa gente non viene segnalata, ma le loro clip finiscono anche su YouTube e non viene censurato il video, cioè, vabbè, si parla di censura, oh mio Dio, vuoi censurare qualcosa di libertà,
non viene tolto il video incriminatorio e non viene segnalato lo streamer dal suo stesso pubblico, lì il problema è sia dello streamer, ma è tossica anche la sua community. Ma infatti esatto, poi perché poi la community andrà a incitare, per esempio, cioè andrà a creare un incitamento, ovvero lui fa, sta là in giro e fa niente. Però una volta ha fatto rissa, allora ci sta la community a dire dai, ah, fai la rissa, ah, vai, vai, vatti a qui. Cioè, ma infatti, poi, infatti in molti casi è dovuto anche a quello. Esatto. La chat incita proprio. Bravissimo, esatto. Quando più mi dite. Quando più mi dite, questo è avvale di più questa, cioè nel senso a me interessa, perché io cioè sono più grande, cioè ho 23 anni e quindi certe cose riesco a capirle, mi guardo Twitch, so quello che fa, ma il Giova un attimo, stai laggando un attimo, per me è che io mi metto lì. Laggo? Mo si è ripreso, si è ripreso. Ok, perfetto. Dicevo, milioni di bambini letteralmente, che magari noi ci dobbiamo aspettare che in mezzo alla strada si verrà a creare e troveremo persone che ad un certo momento arriveremo in mezzo alla strada a trovare persone che assumono quei comportamenti e lì non dobbiamo meravigliarci, perché è il contenuto che loro vedono ogni giorno praticamente. Ovviamente non solo live IRL, appunto sia comportamenti che parole. Parole, io veramente, cioè io sono rimasto scioccato a volte, cioè. Di persone che comunque insultano pesantemente. Sì. Io cioè, posso dare l'esempio di ragazzini piccoli che mo è successo, vabbè, al bar che io so, arriva questo ragazzino così come se nulla fosse, molto. Molti adulti anche ci li fanno passare queste cose. Io dico anche dalla parte sbagliata, sono anche gli adulti. Arrivano, possono rispondere male, chiedono quello. Come sia gli esempi che loro prendono, ma allo stesso tempo anche dei certi adulti che gliela fanno passare. Fanno passare liscia. Ma un altro è stato anche... giorni fa io vidi sulla piattaforma TikTok una ragazza che io seguo. Vabbè, anime e manga. Si gira così... e lei spiega di un evento che uno streamer è andato nel bar dove non credo lavori, però che lei frequenta, causa proprio della cassa del fandom dello stesso streamer, è stato cacciato alla fine dal locale per il fastidio che dava la clientela, classico. Però una cosa che si nota tantissimo, che è un problema di questi streamer che fanno live della vita reale, che non fanno niente oltre il contenuto inutile, è che dopo la live che è stato cacciato il ragazzo, ma nello stesso momento sono arrivate subito recensioni su TripAdvisor, qualsiasi social network basato sul turismo e ristoranti, una stella, due stelle, quindi che hanno rovinato la stessa caffetteria del quale la ragazza andava a frequentare. Quindi il problema anche dello streamer è che non viene preso come neanche roba penale legale, perché alla fine il bar non ha potuto denunciarlo perché le recensioni sono arrivate da tanta gente. Si dovrebbe appoggiare il bar sul guarda, a me tutte le recensioni sono arrivate dopo che lui se n'è uscito dal locale, in tutto questo arco di tempo mi sono arrivate. Però non si può fare lì. Non puoi andare a prendere, non lo sai se è dovuto a quello o meno. Esatto. Cioè, chi conosce un attimino come gira il mondo di Twitch o quant'altro, se lo immagina il perché. Ma fuori ristoratori, polizia postale, polizia stradale o dirsi poi dove vai a fare la denuncia, non possono andare così tanto alla leggera per aprire una denuncia. Devi avere una prova concreta. Quindi. A meno che lo streamer proprio in live va a dire no raga, andate a mettere una stella a questo locale perché bla bla. In quel caso c'hai la prova schiacciante. Lo so, però da lì lo puoi fare. Però metti caso lo streamer proprio non ha detto nulla, è perché appunto il pubblico è composto da, raga, lo dico, da bambini deficienti che vanno a fare queste cazzate, perché sono alla fine cazzate. Però non ci dobbiamo meravigliare. Poi non ci dobbiamo meravigliare perché prendono esempio appunto dagli streamer che poi gli danno il cattivo esempio.
Io non dico di portare il perbenismo nel Twitch. No, nel... no vabbè, non, no, qui non si parla di portare il perbenismo. Arrivare a comportamenti del genere va nell'errato, perché alla fine lo streamer non viene bannato dalla piattaforma, non viene fatto niente. Alla fine chi ci passa male sono coloro che ospitano, servono lo streamer non appena va a chiedere una consumazione a un locale qualsiasi di ristorazione. Che alla fine chi ci passa il male è il ristorante, è lo stesso ristoratore. Ma poi non si parla di essere perbenisti, qua si parla del minimo di educazione per vivere. Perché sennò poi un ristorante deve aver paura del primo tizio che entra con un telefono in mano. Ma infatti, ma già molti i locali casi, molti casi seguenti di diciamo aggressione, ma aggressione è sbagliato, si può dire, più una presa di posizione da vari si vede che non ho dormito, mi mancano le parole. Da varie persone titolari di ristoranti, pub o altri, sono subito una presa di posizione sulla difensiva perché vedono un minimo accenno di uno streamer in real life. Sì, ma queste cose di problematiche di streamer o di anche youtuber sono nel periodo di della piattaforma, è l'esempio è il Comic-Con. Il Comic-Con, se non mi sbaglio, dei streamer e dei youtubers non possono entrare loro, cioè organizzare loro stessi degli eventi, no, ma devono avere l'invito della fiera, una forma di sostegno. No, in realtà è la fiera, è la fiera, no, dico, tu se non vieni invitato non potevi, se non sbaglio, o fare live o gestire, cioè se non hai il tuo apposito stand che vieni invitato dalla fiera, perché appunto c'era questa paura che si iniziassero poi a radunare, perché poi La paura c'è, è successa. Vabbè, perché è successa e poi si è creata la paura. Quindi è successo una volta e si inizia ad avere questa paura che possa risuccedere. Che tu, uno youtuber, uno streamer esterno alla fiera, che viene in fiera e porta un botto di gente che poi è anche difficile da controllare. Comunque si sente il ritorno della live. Chi è che ha la live non mutata? Credo Giovanni. Che io la tengo mutata. No, era un attimo. Stato un attimo io per sbaglio, perché volevo controllare una cosa. Ok, vai tranquillo. Risolto il problema. No, c'è un altro esempio che alla fine si è avverato al Comic Con, e che uno youtuber si era andato alla fiera, invitato. Il problema è che si era creata così tanta folla, anche lo stesso fandom, che è composto da, può essere composto da bambini piccoli o gente allo stesso tempo non tanto educata, hanno creato fastidio sia alle cosplayer che ai cosplayer stessi, rompendo anche delle volte stand, rubandoli, quando posso. Quindi dire che nei 90% dei casi chi si presenta, streamer o youtuber che si presentano alla fiera, sono sempre sotto network. Beh, hanno un attimo di etichetta dietro. Beh, e hanno quell'autocontrollo. Su quello hanno l'autocontrollo e lì va a sbagliare la sua fanbase. Alla fine il Comic Con si è visto cosa ha fatto. Non è come le altre fiere. Ora è difficilissimo che uno streamer o lo youtuber di turno venga invitato alla fiera del fumetto, perché loro non vogliono avere più problemi. Ma infatti quelli che hanno una certa affermatezza che hanno comunque creato una certa sicurezza. Hanno dato sicurezza a tutti. Esatto. Una certa notorietà nel campo. Hanno una certa affidabilità, più che altro. Sì. Sono diventati comunque persone affidabili, si sono fatti conoscere come persone affidabili. Ma se tu mo metti una delle mie paure, per esempio, che degli streamer, allora mo è esploso il periodo anime, manga, mo c'è molta più fanbase rivolta verso il concetto del disegno, del fumetto. In passato invece, quando ero più piccolina io, o anche più piccolino te, Big Brother, posso confermare questa roba di
tutto questo anime e manga non ce n'era, chissà che non anche... c'era, per di più da noi che erano un pochino ripudiati. Sì, prima okay. era quasi una vergogna leggere anime. Era avere il anime, figlio. Guardare... Appunto, era quasi il figlio preso... fa parte dell'LGBTQ+. Sì, era sempre il discorso, era quasi una sottospecie di vergogna. Mio figlio lo guarda. Gli anime manga. Ma banalmente basta pensare che fino a 10 anni fa più o meno, 10-15, ma anche fino a 10-15 anni fa era mal visto videogiocare. Sì. Quindi tramite Twitch si sono avuti questi risultati. Quindi comunque sì, Twitch ha aiutato anche a perdere questa visione brutta dei videogiochi, dei manga e di anime. Però più che altro sta aiutando a creare un'altra visione, ovvero di queste persone senza regole, senza limiti, che danno l'impressione di poter fare il cazzo che vogliono senza ripercussione alcuna. Ma anche un'altra mia paura è che queste persone, allora, gente del genere, io molti di questi live li ho viste molto verso il nord, però ci scommetto un occhio della testa che stanno anche da Vabbè, noi. Non limitiamoci all'Italia, perché banalmente sono ovunque. Sì, banalmente sono ovunque. Se anche in America casi del sì, genere. Fu il caso internazionale, sì. Uno dei più grossi, che fu Logan Paul. Esatto, sì. Con quello che è successo, wow. Il video che ha fatto in quella foresta. Quindi comunque. La mia paura. Però comunque. Okay. Vai tu, Sis. Ci fu anche il caso di Spotify. Un altro caso. Sì, sì, vero. La mia paura di più è che questa gente, essendo che io ho visto molto che delle parti del nord Italia, molte di queste live che mi sono ritrovata a rivedere, la mia paura è più alta perché come il Comic Con ha vietato ed è difficile che entrano streamer, questa gente, la mia paura è che vada alle fiere del fumetto per le cosplayer, vada a dare anche un sbagliato esempio di cosplay, possono entrare alle fiere. Ah, cioè io metto esempio il Games Week, che è una bella fiera, è bella grossa anche, nel quale all'interno ci sono anche, se non mi sbaglio, c'erano anche varie parti del PD informatica. Gente che entra lì dentro è un pochino una mina vagante alla fine. Sì. Perché metti che loro danno una manata a una cosplayer, la cosplayer gli dà uno schiaffo, la cosplayer finisce di mezzo. Sì. Ma anche che danno brutti esempi. Ma quindi... perché appunto loro lo riprendono, oppure fanno la live, fanno queste cose e poi c'è il pubblico e lo replica. E questo quindi... c'è. Ma questo banalmente c'è sempre stato comunque il fatto sì. del catti. Cioè. Non è una cosa, una novità di Twitch, non è una novità di YouTube, c'è sempre stato, anche per esempio in televisione, anche se era tutta finzione la televisione, ma c'è gente che comunque prendeva spunto, esempio, e lo replicava nella vita vera, quella finzione che poi non rimaneva più finzione nel momento in cui andava a replicare il gesto. Sì, lo so, un esempio sbagliato l'ha dato anche la TV. Però il problema è che quella tossicità della TV che la gente di Twitch ripudia, cioè non dico le bestemmie, vabbè, facciamole un po' passare, ma parolacce, esempi veramente tossici della famosa Barbarella di turno, stanno arrivando anche su Twitch. Ma banalmente la gente della televisione, un esempio che mi viene in mente, si lamentava della forte nudità che c'era, no, raga, le veline che erano tutte mezze, cioè vestite attillate, che facevano i balletti con delle inquadrature un po' provocanti. Banalmente su Twitch ci siamo ridotti alle pool streaming. Streamer, dove ci sono ragazzi e ragazze in costume in una piscinetta da 5 euro presa dai cinesi, riempita con un filo d'acqua tanto, e lo giustificano per poter fare le live in costume e per poter attrarre spettatori con il fatto che mettono in mostra. Ma per me lì sì, ok. Lì alla fine sono furbe. Sono furbe e barra furbi, perché abbiamo detto sono anche voi, però non lo potresti fare. No, uomini, ma pure uomini. Sì, ci sono stati anche dei uomini che hanno fatto. Però non lo puoi fare, perché tu sfrutti il fatto che Twitch ti consente prossimo, di... No, Twitch ti... Prossimo contenuto. Vai, spara. Di questo argomento... Live in piscina. Di questo argomento qui se ne è parlato negli ultimi giorni. Sì, tanto, sì. Tra l'altro. Non so io se mi ricordo. Cioè... Ti ho portato un esempio di una...
di una persona che stava facendo, sì, fare nomi. Anche sì, certe streamer che giocano ai videogiochi, normalissimo, per me va benissimo, però le inquadrature sono più verso il basso, o per esempio fanno la voce più delicata o più piccolina, più delicata, per finire nel tag ASMR, così che va già molta gente. E poi fanno usare anche il tag ASMR per la loro voce. Però io dico, le streamer in piscina sono completamente diverse da più che altro gli streamer che noi sappiamo delle strade. Sì, ma più che altro loro perché queste streamer in piscina vanno contro il regolamento? Perché sono furbe. Loro sfruttano un capitolo del regolamento che dicono che il tuo abbigliamento deve essere consono al luogo in cui stai facendo la live. Piscina. Certo, quindi loro prendono questa piscinetta che poi, ragazzi, andiamo a vedere le live, sono piscine piccole, cioè la famosa visualizzazione. Sì, appunto, loro mettono questa piscinetta con un filo d'acqua giusto per giustificare il fatto che sono in costume. Ma in realtà, banalmente, da togliere... Perché poi giustamente è contestualizzato. Esatto, poi, E quindi loro vanno a sfruttare questo cavillo per fare queste live dove in realtà si mettono banalmente soltanto in una mostra. Volta mi sono trovato una volta stavo in una live, mi sono trovato a passare in una live, due secondi, ma proprio 5-10 secondi, manca a farlo apposta, è stato un ban per posizioni... Sono furbe sfruttando questa cosa della piscina, però, e poi usando i famosi gonfiabili. Esatto, comunque quando un gran rischio. I famosi gonfiabili che io tipo... No, ogni volta dico dove li riescono a trovare, perché io li adoro. No, la soggetta in questione, la ragazza stava dormendo, però stava dormendo in una posizione veramente, veramente, veramente poco consona, e appunto mi sono trovato che un po' passava 10 secondi, in quei 10 secondi Twitch l'ha bannato, si è sparato lo schermo. Sì, ma anche la cosa del dormire in live, però uno... delle streamer femminili, una su un milione, una su un milione, poi tutte quante, proprio vabbè, anche a me mi è capitato di capitare appunto pool party streaming dove c'era sta ragazza che stava in questa piscina, no? Stava seduta con l'inquadratura dal basso, dove a ogni persona che faceva la sub si scriveva il nome col pennarello indelebile sulla gamba, sul braccio. Sì, dopo c'è... un po' ne hanno iniziato a togliere perché era difficile togliersi i nomi degli... No, vabbè, però io dico, cioè, a parte, cioè, qual è il contenuto di queste live? A parte mostrare il... non lo so se lo posso dire, cioè, la parola qui più che parola, qui era solo mostrare il proprio corpo e fare soldi. Fine. Non sono stupide loro. No, ma non sto dicendo che sono stupide, loro sono molto intelligenti a sfruttare. Loro sono intelligentissime, che usano una cosa che a loro vantaggio, che per molti può essere sbagliato, per altri si chiama hype. Però si chiama in tutti i modi. Hanno trovato un modo di portarsi del pubblico, avere seguito, in uno dei tanti modi possibili. Non hai un contenuto, non hai proprio un contenuto vuoto, non riesci a portare niente che intrattenga, di quello che hai. Loro giustamente usano quello che hanno. Beh, giusto, ognuno fa business come meglio crede. Esattamente, ognuno usa quello che ha. Ovviamente il problema alla fine è che poi c'è gente del io dico loro sono furbissime quanto vogliono. La problema è che loro si staccano tanto anche per educazione da questi streamer che fanno le live nella vita reale. Però non alcuni questi streamer. Sì, le persone che fanno le... ovviamente è un contenuto. Le persone che fanno principalmente OTAB sono sempre molto... molto educati. Hanno educato bene le loro community. Sì, su quello sì. Ben educato. E questo sì. Su questo, sì. Il problema è che... il problema è che stanno sempre una live aperta al pubblico di qualunque età. E purtroppo, come prima dicevamo, anche queste fanno parte della categoria di quelle che citavamo prima. Sì, ovviamente i genitori purtroppo non magari lavorano, non stanno proprio per i figli, e di fatto crescono appunto
cresce gente con uno stampo molto ben delineato, voglio dire. Sì, ma dagli 2-3 anni a Twitch mette anche lui parental control. Sì, sì, nel senso, comunque. Ma non capisco come. Ma com'è non lo fa? Per comunque Twitch sta ancora cercando di seguire le sue regole, Sam. Infatti, ha cambiato le regole, ha messo regole più ferre. Se non mi sbaglio, con un parental control risolverebbe tutto, giusto? Sono d'accordo. In teoria sì. In teoria niente, sì e no. Sia per alcuni tipi di live reel, alcuni tipi di stream, proprio di stream in generale, con contenuto che ci davamo prima. Ti spiego perché mettendo il parental control. No, e né sì né no, perché ok, control. La puoi fare che censuri delle cose, però immagina uno streamer che puta caso gioca a un gioco complicato, vabbè, li sappiamo i soul. O a un gioco che non riesce a superare un livello e gli esce la parolaccia di turno per l'incazzatura, finisce come YouTube che viene demonetizzato. No, più che altro, sai qual è il fatto? Più che altro, più che quello, a me mi viene in mente un esempio calzante alla questione. Metti caso che, allora, nel tag più 18 ci rientrano anche le live di politica. E ora, le live di politica io ne seguo, perché comunque mi interessa l'argomento e non allora, sono delle live dove si parla normalmente, calmi e tutto. E con un parental control, quel più 18 rientrerebbe in quella sessione. E magari un ragazzo che si vuole informare sulla politica non potrà più seguire quelle live perché viene bloccato. Per esempio anche live nel quale si parla di fumetti. Esatto. I fumetti, ok, ma sono stati accettati e tutto, però ci sono dei fumetti con i contesti veramente splatter o anche pesanti. Io vabbè, mo metto Berserk perché me lo devo collezionare, ce l'ho in testa, però io ho la collezione di Hellsing, c'è sangue a gogo lì. Se uno... Sì. Se metti uno streamer, deve oggi porta un format di consiglio fumetti horror o splatter o anche pesanti, lo mette nel più 18... Un ragazzo che vuole cambiare stile di lettura viene censurato, non può vederlo. Quindi, ma come anche libri. Quindi mettere un parental quello in parte, quello che hai detto te in parte, perché sì e no. Però sì, fondamentalmente funziona come hai detto te, sarebbe la prossima imitazione potrebbe finire nei soggetti al parental control che ci vuole la determinata permesso dai genitori. Però c'è anche da dire che il parental control o un sistema di filtraggio dei contenuti attraverso il motore di ricerca di Twitch o anche di YouTube, te hai avuto un esempio abbastanza lampante, non so se te lo ricordi, è abbastanza fallato. Anche è vero, anche questo è vero. Se lo puoi portare come esempio, fallo. Sì, pure. Lo posso portare. Mi trovavo in vacanza, vabbè, quando ci sono i bambini piccoli, se tieni un tablet o un telefono, tu lo prendi e lo dai al bambino, però noi abbiamo fatto che gli mettiamo un parental control su YouTube. Mia nipote è fissata con i dinosauri e qualche cartone di Ladybug anche, ma io di punto in bianco, mentre stavo seduta vicino a mia nipote perché si era calmata e stava seduta, la controllavo soltanto se poteva cadere perché si sbilanciava, vedo dei cartoni così con il titolo tipo Ladybug fa amicizia in inglese, vabbè, con un tot di personaggio. Ladybug che mi esce con gli occhi neri e rossi iniettati di sangue, il sangue in giro, i personaggi a terra morti. Sono andata a vedere se era tipo puta caso e finita in una di quelle video strani di creepypasta, robe così. Ma non è finita, era proprio un titolo di un cartone normalissimo che puoi trovare su YouTube. Quindi il parental control serve veramente a poco, perché io di punto in bianco mi sono trovata queste cose e io subito tirato dalle mani di mia nipote l'iPad, prendendomi anche un cazzettone perché lei ha iniziato a piangere, e letteralmente gli ho segnalato il video e non gliel'ho fatto più vedere. Però lo stesso il parental control non funziona, e l'hanno pagato questo parental control, che mia sorella ha comprato questo parental control come app che doveva proteggerla su YouTube. Sì, quindi... ma lì, se vai a vedere un'altra cosa che è stata, quella cosa lì, sì, il parental control è diciamo fallimentare, per l'unico motivo che non c'è una persona fisica che controlla il video, c'è un motore c'è comunque un IA, esatto,
che lo controlla, e lei, l'IA non si basa intanto sul frame rate preciso del video o sul minutaggio del video, si basa di più sui tag che vengono inseriti nel video. Se nei tag di video vengono inseriti i tag innocui, quel video viene filtrato tranquillamente come adatto al pubblico di minori. Esempio, è stato brutto perché alcune di queste parti poi si bloccava il personaggio fatto in modo così violento con la musica strana. A me non è che ha fatto paura, perché io dicevo vabbè, può essere quei video strani, però quando vedi che tra i tag un titolo normale, a me ha fatto paura di più per mia nipote. Alla fine mia nipote l'ho dovuto vietare facendo la famosa regoletta, quello è del mostro cattivo, non lo devi, se vedi una cosa del genere dillo a mamma e a papà o a zia. Però più che altro, paradossalmente, per un pubblico di minori si dovrebbe fare come ha fatto YouTube, ovvero esatto, però è fallimentare anche quella cosa. Però più che aspetta, è fallimentarissimo, aspetta, però apportandolo proprio a YouTube e YouTube Kids come due applicazioni diverse. Cioè, sono diverse. No, no. YouTube. No, aspetta, perché tu da YouTube puoi accedere a YouTube Kids nella stessa YouTube. Sì, e ma, da... ma c'è anche l'applicazione a parte. Però proprio distaccarla in modo proprio viscerale, proprio netto, esatto. Sì. Perché, perché finché un'applicazione è collegata all'altra, in un modo o nell'altro un video di YouTube può finire nei Kids e da Kids a YouTube. Quindi finché sono collegate e il sistema non è controllato da un umano, ma è controllato da un'IA, può sempre sfuggire. Vabbè, ma un altro esempio è che su YouTube Kid arrivano video del tipo posso capire i bambini che giocano, fanno vedere i video dei bambini che giocano, però quando ti arriva un adulto, io l'ho viste, certe immagini piccoline come locandina, io me le dico locandina dei video, a me hanno fatto roba pesante del tipo doppi sensi nei video stessi o anche nelle locandine, stessa cosa dei, dei creator, o allo stesso tempo si andava su robe che erano di un contesto più adulto. Sì, sui doppi sensi c'è da dire anche che molti doppi sensi alle volte vengono fuori involontariamente, quindi magari sulla carta è un titolo normalissimo, però involontariamente è un doppio senso. Però non accorgi neanche fino all'ultimo. Però comunque ci sono anche video che comunque potrebbero, anche in modo involontario, in modo volontario, non si sa mai, perché comunque quella è, bisogna dire che comunque è a discrezione del del creatore del contenuto dire se è per bambini o no. Io comunque, cioè, agli inizi di YouTube Kids mi ricordo che YouTube mise proprio i disclaimer: seleziona video per bambini o no, è per adulti, cioè è anche a discrezione del content creator. E metti caso ci sta questa persona X che voglia, che ne so, mette, fa sto video che, come hai detto tu, era un video basato su creepypasta, e o per errore o no lo mette, cioè mette la spunta per bambini con i tag innocui. Io me le sono trovati, però non era solo uno, perché cioè, più clicchi su quel video, più YouTube, su questi tipi di video, più YouTube piano piano te li fa comparire nella bacheca a fianco. E io mi sono trovata di punto in bianco questo video, poi me ne sono visti altri che avevano varie immagini, tipo anche di copertina, tipo poi, pigia mask con sti occhi rossi, poi, neri, il sangue. Poi puta caso, il bambino finisce poi in un video appunto di, che ne so, di dei ragazzi che fanno delle bravate. Poi alla fine poi il ragazzino prende esempio e si va a creare poi quello che abbiamo detto già prima, che va a prendere esempio di queste stronzate che la gente va a fare. Dimmi. Vorrei, vabbè, giusto 5 minuti se posso. Vai. Poi dopo, come ho detto, c'è un impegno. Allora, due argomenti. Voglio sapere cosa ne pensate della situazione tanto discussa Ciccio Gamer, Gischianto, eccetera eccetera, e cosa è non per voi? Fare nomi, però. Vabbè, allora aspetta. Vabbè, nessun problema. Allora, nessun aspetta, problema, io ti rispondo giusto alla prima, e poi la seconda non la sentiamo dopo, non la ripeti un attimo. La prima situazione è, ho seguito la vicenda. E allora, quello che posso dire è che il nostro. No, ma io ho fatto. Scusami, frate, interrompo. Ho fatto un appunto. Vabbè, è la vicenda. È la vicenda. Quello che ti posso dire è che io l'ho seguita.
Ho visto i video, ho visto le live che ha fatto anche il Cerbero, ho visto. Quello che posso dire è due cose. Una che, allora, Ciccio di sicuro non voleva essere cattivo, cioè lui era in buona fede. Si è visto, io l'ho visto nei suoi occhi, nelle sue parole, lui era assolutamente in buona fede, voleva davvero aiutare il maestro, voleva aiutarlo. Non ha, de ha detto quello che ha detto perché magari a lui, appunto, lui l'ha detto, il medico mi ha detto che io 2 anni muoio e allora mi sono messo e sono dimagrito. Allora io capisco che per te possono essere state parole di incitazione a cambiare la tua vita, però questa cosa è una cosa soggettiva e non vale per tutti, cioè se per te ha funzionato un'altra persona la finisci di incasinare. Quindi diciamo che voleva far del bene ma è stato impacciato, è stato I modi maldestro, i sono modi stati. sono stati sbagliati Sono d'accordo con te. e sicuramente ha sbagliato anche a fare questa cosa in pubblico, questa è una cosa che andava fatta in privato. Ovvero lui doveva andare in chat privata da Giscante e dirgli guarda, io ti voglio aiutare, ma non doveva farlo in un video pubblico da milioni e Ok. milioni di visual, perché E infatti sono poi perché d'accordo. quelle milioni di persone, appunto, come ho detto fino ad ora, sono andate nella live di Giscante a dire devi dimagrire per chi non stesse da Ciccio, quindi hanno iniziato anche a insultarlo perché lui giustamente ci ha detto che cazzo vuoi tu, chi sei? Sei un dottore? No, sei un dietologo? No, che cazzo vuoi dalla mia vita? Anche Giscante, secondo me, ha tutte le ragioni del mondo. Anch'io avrei reagito così. Se mi vengono a dire tu tra 2 anni muori perché non dimagrisci. E chi cazzo sei? Vattene a fanculo. Sono Cioè, d'accordo con te. però, Ci sta questo, che i cioè. modi sono stati un po' discutibili. Invece voi ragazzi cosa dicevate? Me non l'ho vista molto. Ho sentito qualche notizia, però è la stessa cosa. Alla fine, quando si parla di robe del genere, si deve fare sempre in privato. Pure io sono d'accordo, cioè fatti Non. privati e Massimo, modi, esatto. diciamo, fare come. Massimo, puoi riprendere se alla fine la cosa è andata a buon fine, lo vuoi. Allora riprendi tutti i suoi miglioramenti come fece Ciccio quando era in quel periodo. Però fare così, sapendo che per di più te hai una fanbase, Ciccio lo sa, ha una fanbase di bambini. Anche perché Cioè, non appunto dico di proprio di bambini, anche però ha perché poi quei una bambini fanbase basata su ragazzini adolescenti da Anche, dai 10 ai 18 raga, giusto anni. per dirne una, perché poi ho detto che mi sono informato. Appunto, quei bambini sono andati nelle live di Giscando a dirgli: Bro, stai a sentire Ciccio, Ciccio vuole dare la mano. Quando Giscando ha detto che non, cioè, ha detto chi cazzo sei, che vuoi da me, loro iniziano a dire: Perché se tu sei immaturo, perché non cresci, perché non ti fai aiutare? Cioè, hanno No, iniziato a fatta dargli. aiutare, fatta aiutare. Cioè, sono iniziati ad andargli contro perché lui diceva: Chi cazzo sei, che vuoi da me? Quindi, proprio, cioè. Morale della fa, in quanto ho capito, la pensate come me, cioè nel Sì, senso sì. che sì, ok, è giusto il consiglio, in privato e anche in privato, eppure se lo volevi fare in pubblico, i modi fanno tutto. Esatto. Anche perché I modi. da quello che ho capito, ad altri streamer l'ha detto in altri modi. Sì, In a altri modi, Rubino, a sì. Rubino e a Peppo, da quanto ha detto, è andato proprio in privato a Sì, è andato in dire. Anche se privato con proprio. modi più gentili e appunto perché non ho capito Anche. perché con loro ha usato dei modi giusti e con Giscando ha dovuto fare tutta questa Ma. storia. Epopea. Anche Lui si è giustificato per il se fatto che proprio. c'è stata la fanbase di Giscanto che è andata proprio Ma me. da Ciccio Gamer a dirgli ma è successo questo, questo e questo, perché non parli anche col maestro e gli dici se vuoi Fino a essere qua io, ok? fino a qua Fino a qua ok, ci ma fino a sta, qui non si è ok, ma preoccupato, ok, ma ci però. sta, ma però io comunque, cioè, lui con David e Anche Pepo è andato in privato e non capisco perché con Giscanto invece ha dovuto fargli il video. Cioè, questa è l'unica cosa che non mi so bravissimo. spiegare, questa è l'unica cosa che non mi so Anche se spiegare. poi. Cioè, Esatto, io anche capisco no, che anche se. tu vuoi aiutarlo, ma in privato come hai fatto con gli altri. Bravissimo, anche se tutto quello che vogliamo, ma per me è una cosa che ovviamente con i modi giusti, ma va fatta in privatissimo, Ma assolutamente, mai sì, ma per pubblico. Quindi forza. per me l'argomento è giusto, ma tutto il resto è stato completamente da radiare, il punto, cioè. Ah beh. No, lui ha avuto proprio il modo sbagliato, perché Cioè, lui dice. il modo e poi il privato.
modo e privato, punto. Però comunque lui ha detto proprio chiaramente 2 o 3 anni e un ce la fa, l'ha detto. Cioè, anch'io come Giscando avrei detto, ma chi cazzo sei? Ma sei un dottore? No, astieni. Ma vieni in privato, ma vieni in privato. E questo qua è un messaggio ovviamente che sarebbe giusto da far passare, che i modi sono una cosa importantissima. Vero. Sono una cosa veramente molto molto importante. Ricordiamo, Ciccio voleva far del bene. 100%. Voleva far del bene. Però per il modo, esatto, per il modo sbagliato, e qui ha detto il messaggio, è passato un messaggio diverso. Esatto. E quindi il modo in cui dici una cosa fa tanto. Esatto. Chiarissimo, sì. E invece un'altra seconda domanda era: cosa era per voi YouTube anch'io? Se lo sapevate. YouTube. Allora, io non l'ho, okay, non lo seguivo. L'ho conosciuto solamente durante il periodo suo famoso. Alla fine era quella persona che si era messa su YouTube sia per curiosità, ma alla fine anche per compagnia. Lui stesso l'ha detto: io so che posso stare male mangiando tanto, però era una persona sola e voleva della compagnia. Era consapevolissimo. YouTube anch'io è quella persona che viene isolata dalla società e cerca un po' di compagnia. Alla fine non c'era niente di male. Raga, era una persona che voleva essere se stesso e avere accettazione dagli altri. Sì. Però per me non ha mai fatto nulla di male. Cioè, lui era consapevole di quello che faceva. No, nel senso era consapevole di quello che faceva e conosceva i rischi. Quindi. Sì. Cioè. E poi anche del tuo periodo hanno detto che era anche parecchio dimagrito. Sì, quindi... ma infatti, poi lui aveva smesso da ormai 2 anni, se non sbaglio. Quindi comunque si era dimagrito e si stava rimettendo in forma. Comunque, chiudendo la questione di Gischianto, anche lui ha detto proprio chiaramente che non vuole essere aiutato. Ma a parte, Gischianto ha detto che non vuole essere aiutato e che un altro sta dimagrendo. Sì, l'ha detto. Quindi lui l'ha detto. Lui sta facendo la dieta. Cito testuali parole: io saccio che agio dimagri, saccio che ci fa la dieta, ma io sto dimagrendo. Quindi, cioè, lui è consapevole, ma io penso che lui... ognuno, cioè, tranne per i minori che forse sono un po' inconsapevoli, ma penso che per delle persone maggiorenni con una certa età siano e siamo capaci di gestirci autonomamente. Non abbiamo per forza bisogno del principe azzurro che ci viene a dire: oh, guarda, tu devi rimetterti in forma, oppure guarda, tu ti devi fare aiutare. No, so aiutarmi benissimamente da solo. Come lui sta adottando, cioè, la strada piano piano. Cioè, infatti, io posso dire solo una cosa: io, da quello che ho notato sempre su alcune cose di Ciccio, buono, dolce, però delle volte non voglio essere tipo fastidiosa, oppure dici: ah, tu non lo segui dall'inizio. Io Ciccio lo seguivo. Mi ricordo che me lo trovai perché portava Arkham Knight, Cavaliere Oscuro. Io lo seguivo quando ero più giovane. Poi ho smesso perché sono uscito fuori target e non rientravo. Cioè, ero troppo cresciuto per i suoi video. Però lui. Ma io lo seguì con Arkham. Sostanzialmente. Il problema è che da quando ha iniziato ad avere sempre più follower, ha iniziato ad avere molto più fama. Delle volte Ciccio esagera. Facilecca. No, non è che facilecca, esagera proprio. Delle volte può arrivare. Io ho visto delle parti dove si montava un po' la testa, esagerava nei modi. E uno degli esempi che dove dici tu che hai esagerato e fatto cilecca è proprio questo. Farlo su YouTube una cosa per fare. Ma secondo me, banalmente, è una brava persona, ma ha ancora un po' di problemi nei modi in cui si espone, nei modi di fare le cose. Però sostanzialmente non è una cattiva persona. No, cattiva no, delle volte per il suo atto di eroismo un po' si è montato la testa anche per quella poca di fama. Quindi, però sostanzialmente un po' tutti con un po' di fama si montano la testa, quindi direi che anche un po' è normale, quindi. Ma quello è normalissimo, quello è normale per tutti. Quindi non ci vedo nulla di strano. Quando siamo di fama, sì. È solo che il problema è che si deve fare attenzione con sta fama. E non rendono attenzione i ragazzi, quei ragazzi che fanno le live per strada. Io non dico no a quelle live per strada perché certe possono essere carine, che ne so. Un ragazzo tranquillo va e dice: ah no, raga, oggi stiamo in live in giro,
vi porto a un ristorante, tot tot tot, ne parla bene, mangia e fa tutto quello che vuole, anche per farsi compagnia per strada. Però quando arrivi a creare dei veri e propri problemi, è lì che butta a casa la piattaforma o la stessa fanbase, o qualcuno all'esterno della fanbase deve richiamare questa persona, cioè più che richiamare, dovrebbe renderla... Più che altro dovrebbe essere... No, ma a parte, ma se si va a creare quel rapporto, come per esempio la... facciamo sempre l'esempio di Giscando, la chat di Giscando che è andato a chiedere a Ciccio di aiutarlo. Immagini, si crea un rapporto tra community e streamer dove... Non dico, perché poi ci stava anche Ciccio che diceva che la community deve essere tipo non obbligata, ma deve aiutare lo streamer, perché se non lo aiutano sono anche loro colpevoli. Non dico questo, non dico che bisogna fare questo aggiornamento, però immagini, se lo streamer fa qualcosa che non va fatto, è la chat che lo riprende. Cioè, si andrebbe a creare comunque quel minimo di educazione che servirebbe un po' di più, sia sulla, sia sulla piattaforma Twitch, ma sia in generale del mondo al di fuori delle live. Perché se alla fine lo streamer viene ripreso da stesso la chat, viene fatto il richiamo dalla stessa chat, o viene fatto netto la segnalazione a più persone alla piattaforma, non dico che lo streamer si può educare subito, però piano, già con una segnalazione lui si mette in riga. Io non uso più la cassa d'alto volume con slash insulti in un locale mentre c'è della gente che vuole stare tranquilla al bar, perché dopo ore di lavoro dice io un caffè lo voglio. Però io noto al bar i ragazzini che non dico hanno loro come streamer principali, però ragazzini che hanno dei comportamenti del tipo orribili, discutibili, no, esatto. orribili a volte. Io mi ricordo il grande Matteo HS, ai tempi quando ancora meno conosciuto, che anche lui aveva la cassa e ci mettevano, cioè la chat stessa metteva dei suoni che però poi lui è un esempio positivo invece, perché Matteo poi ha capito che queste cose vanno fatte, e infatti poi lui la cassa abbassò il volume oppure non la mise proprio più. Quindi quello è un esempio. Modi e modi per esatto. Ragazzini che vengono vanno al bar, che ti si girano, tu cameriere. Allora, io non dico il cliente deve avere sempre ragione, ma tu cameriere, stesso se una persona arriva il ragazzino di turno con la cassa ad alto volume, o che ne so, arriva il ragazzino di turno che ti risponde male per un'ordinazione, tu l'ordinazione gliela vorresti dare in faccia? Oppure tranquillissimi che loro sono minorenni e vengono a chiederti l'alcol, se sei piccolo l'alcol per te non c'è, sei minorenne, tu gli chiedi il documento e loro ti rispondono male. Oppure ragazzini che, io non dico, però ragazzini che si ritrovano in punti per fare una rissa per il loro puro divertimento, oppure non ci ispirati questo, da loro, e poi la gente dice è colpa dello streamer. Da un punto la gente che genitori boomer che dicono è colpa dello streamer, io non dico che da un punto hanno ragione anche gli stessi boomer, da un punto esatto, quello dico io, non è che tengono tutti i torti, perché un ragazzino di 14 anni non ha la stessa mente mia, raga, che ne ho 23, ha la stessa mente di Francesco che ne ho 21, cioè voglio dire, è normale pure che ci sta quella parte di boomeroni che dice questo, e in parte non è che, come fai a dargli torto quando quella è la verità. Cioè, i fatti stanno, le chiacchiere stanno a zero, i fatti stanno a 100. Però, per chiudere in bellezza, se comunque giù tu devi andare. Sì, diciamo, infatti, diciamo che i famosi boomer, come li chiamiamo noi, sì, si lamentano tanto, fanno tante però ricordiamoci che comunque i primi a dare il cattivo esempio sono sempre stati loro, sono sempre quelle persone pronte lì al baretto, lì a cacciare la prima bestemmia quando perdono a carte, e vicino al ragazzino insegnargli l'educazione dei loro anni e insegnargli le cose brutte. E siamo sempre pronti a ricordare che nelle scuole, quando il figlio prende un brutto voto, il genitore, anziché domandarsi perché mio figlio ha preso un brutto voto, si carica in auto e va a picchiare l'insegnante. Ma quindi infatti qui nessuno
Quindi no, fatemi fare adesso questa mezza chiusura, poi vi lascio gli ultimi commenti. Quindi diciamo che un po' anche questi boomers che noi tanto critichiamo, cioè, sono i primi responsabili. Però ricordiamoci le parole famose dei boomers. Assolutamente. Aspetta, fatemi fare la chiusura perfetta. Ricordiamoci le parole dei boomers. È sempre colpa dei giovani. Sì. È normale. Gioventù brutale, sai, no. Allora, assolutamente no, ma infatti io direi, concludo dicendo che alla fine in fondo non è nessuno esente da colpa. È vero. Ognuno ha le proprie colpe, ovviamente. Ma questo è una cosa scontata, ovvia, che è sottintesa, che ognuno, però non dobbiamo mai dimenticarci che ognuno ha le sue colpe, ognuno ha le proprie colpe, nessuno esente da colpa. Vero. Nessuno. Io invece, da parere mio, dico che se i ragazzini vengono su Twitch a vedersi videogiochi, non devono portare quello che loro ripudiano degli stessi boomer, perché sennò loro stessi diventano i boomer che... Esatto, diventano il boomer del domani. Tu, signor, signor Zero, tu invece qualcosa da dire come finale? No, è stato detto tutto, non c'è bisogno di aggiungere tutto, infatti. Allora ragazzi, noi concludiamo qui. Grazie Giova per essere venuto. Prossima volta, se hai ancora qualcosa da dire, le porte sono sempre aperte. Sicuramente, io sono disposto qualche altra volta magari. Ragazzi, io vi auguro un buon pomeriggio, vi do un bacione gigante. Ci becchiamo la prossima volta. Voglio ricordare alla chat, al pubblico, che lunedì ci sarà la prima live su Dungeons & Dragons, fatta qui su Twitch, sul canale. Parteciperò col signor Yurawar, che è il moderatore, insieme ai suoi amici. Faremo la prima live su Dungeons and Dragons. Io ora lascio liberi i ragazzi. Giova, puoi andare se hai i tuoi impegni, raga. Un salutone, ci becchiamo la prossima volta.